Questo programma è offerto da Dalterio Telefonia, centro vendita ufficiale TIM, esclusivista di Zona 3. Scegli Top Service, da 15 anni sempre al tuo fianco. Buonasera, benvenuti ai nostri telespettatori ad una nuova puntata di 10 minuti. Questa sera è nostra ospite Eliana Iorio, fondatrice del Movimento Contro le Mafie. Buonasera Eliana. Ciao Cristina, buonasera a tutti. Innanzitutto ci diamo del tu, ci conosciamo, siamo amiche. Partiamo subito con la prima domanda. Fai parte di diverse associazioni, una delle quali proprio per la tutela dei diritti delle donne. In questo momento, in questo periodo particolare per l'Italia, pensi che ci sia stato un fallimento del post-femminismo? Allora, io credo che noi dobbiamo tantissimo alle nostre madri. Le conquiste che si sono ottenute, insomma, con il movimento femminista, il diritto all'aborto, le conquiste che abbiamo ottenute con la legge sul divorzio, sono state importantissime, sono dei pilastri della nostra vita. Oggi come oggi assistiamo ad un degrado che non voglio, diciamo, non voglio incidere su quello che è l'aspetto morale, non voglio parlare dell'aspetto morale, ma un degrado di quello che è un valore a cui tutte noi teniamo tanto, noi donne che lavoriamo, donne che sono madri, mogli, lavoratrici, e è quello della dignità. Ma la cosa che mi piace sottolineare è che il valore della dignità non è qualcosa che ha il colore rosa. La dignità è, non ha colore, è rosa, è azzurro. La dignità è il colore, insomma, dell'anima dell'uomo, che non si può svendere certamente per denaro o per la promessa di un posto di lavoro. Ed infatti è questo che ultimamente più che altro stiamo assistendo. Che cosa pensi del fatto, appunto, come dicevi, del vendere il proprio corpo e la propria dignità semplicemente per la carriera? Credo che sia molto pericoloso, che sia un segnale molto pericoloso che si dà. Voglio essere veramente, insomma, un po' esagerata, però io mi occupo di tutela delle donne vittime di violenza e l'altro giorno ho ascoltato, insomma, la notizia di questo Branco che ha violentato, insomma, questa ragazzina di 11 anni. Branco che poi è stato arrestato fortunatamente. Fortunatamente sì. Questo mi fa pensare che nel momento stesso in cui si lanciano messaggi secondo il quale la donna è un oggetto, la donna può essere oggetto di prepotenza, di violenza da parte dell'uomo e può essere anche intesa proprio come oggetto sessuale, diciamo, e amplificarlo poi, questa cosa che poi ultimamente viene molto amplificata dai, insomma, dai mezzi di informazione. È dato quasi come se queste donne fossero davvero, insomma, ottenessero veramente, conquistassero davvero delle posizioni di rilievo. Tutto ciò, secondo me, aumenta ancora di più la violenza, il pensiero maschilista e quindi tutto quello che ne consegue. Chiudiamo l'argomento ed apriamo uno che a te è molto caro, che è quello del Movimento Contro le Mafie. Che cosa significa per te? Il Movimento Contro le Mafie significa tantissimo. Ragazzi come te, come Giovanni, come tutti gli altri ragazzi, la voglio ricordare, Ilaria, Salvio, Vincenzo, Giacomo e tutti gli altri ragazzi che, diciamo, da soli, in un certo senso, avevano comunque questo ideale, questo della legalità, dell'antimafia, dell'anticamorra. Quindi ognuno di noi seguiva degli esempi da solo. È successo che ci siamo incontrati, niente capita a caso, ci siamo cercati e ci siamo trovati. L'occasione è stata offerta purtroppo da un episodio molto grave, quello delle nuove minacce a magistrati che si occupano di antimafia, e noi che siamo di Giuliano purtroppo abbiamo assistito davvero in modo drammatico alle ultime minacce al dottore Cantone, che già vive sotto scorta ed è magistrato in prima linea contro la camorra, il suo impegno è sotto gli occhi di tutti. Questo, insomma, è stata la spinta per dire no, basta, la misura è colma, era colma già prima, però adesso, insomma, tutto era cambiato e dovevamo dare un segnale forte alla città, segnale forte ai ragazzi che poi sono intervenuti alla manifestazione del 23 ottobre. Un segnale forte che poi è stato anche recepito. Prima di lasciarci per un istante di pubblicità, ti faccio la domanda offerta dal nostro sponsor che è Top Service. Oggi si assiste anche a una sorta di scollamento tra cittadini ed istituzioni per questioni burocratiche. Tu magari sei anche un avvocato, quindi sai di che cosa stiamo parlando, di che cosa ne pensi di questo?
Io penso che le istituzioni devono fare la loro parte, come i cittadini devono fare la propria. Purtroppo abbiamo assistito anche ultimamente all'episodio, insomma, all'inchiesta che è ancora in corso, quella del percolato a mare. Nel momento in cui le istituzioni, uomini delle istituzioni, si comportano contra legem, diciamo, non è giustificabile, però diciamo che i cittadini che cominciano a non avere più fiducia, a non credere più in quelle Nelle stesse istituzioni. istituzioni, ed è pericoloso. Ci lasciamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi e con Eliana Iurio. Ben ritrovati, siamo in compagnia di Eliana Iurio, fondatrice del Movimento contro le Mafie. Prima di lasciarci per la pubblicità, parlavamo appunto di questo grande movimento che è contro le mafie, e che diciamo, in un momento importante si è consolidato, che è la manifestazione del 23 ottobre per Raffaele Cantone e per la legalità. Quali sono state le emozioni di quel momento? Grande commozione, Cristina, tu eri presente sul palco, Monica presentava, quindi ricordiamo tutti, insomma, l'arrivo dei ragazzi, ragazzi che erano consapevolmente lì, ragazzi che erano lì non perché dovevano bigiare la scuola, non dovevano, insomma, studiare quella giornata, ma erano lì per Raffaele Cantone, erano lì perché volevano far sentire forte la loro presenza e il loro sostegno per questo magistrato, per questa terra, per la legalità. Quindi è stata anche una grande lezione da parte dei ragazzini, perché erano molti più studenti che cittadini. Questo, E questo, diciamo, è insomma, stato fa notato al pensare. momento che c'erano tanti ragazzi, ma la città infatti è ancora assente. E quello che sto per chiederti è proprio attinente. Non hai paura di schierarti così, tu in prima persona, ma tanti altri ragazzi che fanno parte del Movimento contro le Mafie, Teleclub Italia in primis, non hai paura di pronunciarti e di dichiararti completamente contro la camorra qua a Giuliano? Io personalmente no, no perché in effetti c'è chi è più grande di noi, c'è Raffaele Cantone, ci sono tutti i magistrati, le forze dell'ordine che ogni giorno insomma fanno questo, lo fanno solo per giustizia, lo fanno solo per lavoro. Noi siamo dei ragazzi che non vogliono dire di no, vogliono sostenerli, vogliono aiutarli in questa battaglia di legalità, soprattutto perché crediamo che la cultura faccia tanto e sia il primo argine contro la criminalità, un movimento culturale che quindi prenda proprio come esempio una persona come il dottore Cantone. Noi siamo scorta civica, la sua scorta civica, ci siamo così battezzati, poverino, insomma, in un certo senso ci tollera, insomma, siamo quasi degli stalker, però insomma, insomma, in un certo senso affettuosamente, insomma, glielo ricordiamo, affettuosamente non vogliamo avere ritorsioni di alcun genere. Però il movimento culturale era importante ed è Soprattutto importante. perché era inesistente a Giuliano un movimento del genere, una città storica come questa, ricordiamo, Giuliano non è un paese, è È una una città. città, e non aveva un movimento contro le mafie, contro la camorra. Ma questo movimento diventerà mai associazione? Tu ti auguri che lo diventi? Allora, noi, insomma, ti darò, come si dice, una Una notizia, come si dice, chicca. una chicca. Noi diverremo associazione nell'occasione, insomma, della presentazione ufficiale che avverrà, insomma, a breve. Avremo con noi, diciamo, l'onore di ospitare, avere con noi Don Luigi Ciotti, insieme al dottore Cantone che sarà con noi, e intitoleremo la nostra associazione a Mena Morlando, Filomena Morlando, questa ragazza di 25 anni uccisa dalla camorra, vittima innocente, il 17 dicembre 1980, lo ricordiamo, a Sant'Anna. Tu sicuramente insomma ne sai, è una ragazza semplice che è stata infangata anche dopo la morte, perché vittima di camorra in un momento in cui c'era una guerra in atto. Vittima innocente di un Innocente, problema, alla quale è quindi. stata anche dedicata una strada proprio da pochissimo tempo a Giuliano, con delle polemiche, però insomma è un Evitiamo passo, di assolutamente, noi è stato riconosciamo fatto. all'amministrazione comunale questa veramente questa Questa iniziativa. sensibilità, insomma, di aver comunque, insomma, intitolato questa strada. Noi batteremo molto su questa, insomma, per far sì che questa ragazza venga ricordata, perché è stata massacrata anche dopo la morte, con delle ingiurie, diciamo. Abbiamo l'ultimo minuto a nostra disposizione. Io ti chiedo il tuo oggetto misterioso, che cosa ci hai portato? Il mio oggetto misterioso è un oggetto ideale della Costituzione, la Costituzione della Repubblica Italiana, massacrata, violentata tutti i giorni. E
da persone comunque anche molto in alto, dalle nostre stesse istituzioni, quelle istituzioni che hanno giurato sulla Costituzione la massacrano ogni giorno. È qualcosa di Gli grottesco. articoli della Costituzione Gli ai articoli della quali ci tieni più. Costituzione, l'articolo 3, siamo tutti uguali, e l'articolo 21, la Sulla libertà libertà di di pensiero. informazione, la libertà di pensiero, questo nel momento Sì, in cui, ultimamente siamo un po' sì, nel difficili momento in cui si riuscire. massacrano, insomma, i giornalisti e l'informazione, è la fine della Repubblica, la fine della democrazia, la fine della Ti libertà. faccio un'ultima domanda, la domanda offerta dal nostro sponsor, telefonia d'Alterio. Che telefonino hai? Io Un non ho un normale telefonino con il telefono. quale rispondi semplicemente o io No, uno di ultima io generazione? in verità ho quattro telefonini, di cui insomma un iPhone e un BlackBerry, insomma dico anche i... Quindi sei, diciamo, al passo con i Sono tempi. purtroppo troppo al passo dei tempi, alle volte insomma questo è anche una schiavitù, diventa una schiavitù, però insomma per essere in contatto con Facebook, con gli iscritti, 2.400 iscritti di Controle Mafia, insomma questo è È l'altro. necessario. Sì. Ringraziamo Eliana per essere stata con noi e ringraziamo anche Telefonia d'Alterio e Top Service. Grazie ai nostri telespettatori, grazie Grazie Eliana ancora a una Cristina volta. Telecapitale. Buonasera a tutti. Grazie. Questo programma è offerto da Alterio Telefonia, centro vendita ufficiale TIM, esclusivista di Zona 3. Scegli Top Service da 15 anni sempre al tuo fianco.